consumatori, cittadini, voglia di partecipare, soprattutto questo è l'importante, perché attraverso la partecipazione arrivano le idee e si può migliorare un sistema, si può migliorare anche una città. Questa è un'immagine che noi vogliamo dare oggi ai nostri concittadini, cittadini romani, perché insomma ci sarà la possibilità di partecipare a quello che è stato definito un ideario per l'agenda digitale del comune. Ce lo facciamo raccontare da chi insomma ha avuto questa idea, scusate la ripetizione, che è l'assessore a Roma Semplice Flavia Marzano. Ben trovata, buonasera assessore Marzano. Buonasera a voi, grazie. Beh, l'ideario intanto sicuramente è un bel termine per far capire come effettivamente le idee dei cittadini possono essere messe a disposizione dell'amministrazione. Per realizzare che cosa, assessore? Ma fondamentalmente per realizzare l'agenda digitale, che è una sorta di programma per Roma ma declinato anche in ottica digitale, quindi con tutto quello che le tecnologie possono fare per far sì che anche questo programma possa essere più efficiente, magari permetta di più, come diceva nell'introduzione, maggiore partecipazione, maggiore trasparenza e migliorare la città, appunto, grazie anche alle idee che possono arrivare dai cittadini. Eh sì, questo è molto importante, perché i servizi possono anche passare attraverso il digitale, anzi ormai devono passare attraverso il digitale, i servizi per il cittadino, e poter semplificare la vita al cittadino significa anche uccidere tutta quella burocrazia che insomma a volte può rendere difficile, no, la vita di un'amministrazione e di un cittadino. Assolutamente, allora sicuramente la burocrazia dipende non solo da noi, dipende anche dalle normative nazionali, ma comunque sicuramente alcuni elementi possiamo semplificarli. Il semplificare per esempio l'accesso a, così come facciamo un biglietto del treno di notte o di domenica quando, o di aereo, non importa che l'ufficio sia aperto, anche questo potrà consentire, proprio per se abbiamo servizi digitali, come diceva lei, potrà semplificare anche in questo. Tuttavia c'è da tenere in considerazione il fatto che non tutti i romani, non tutti i cittadini italiani sono digitalizzati, certo, hanno competenze digitali, quindi anche su questo dovremo intervenire. E in che modo, assessore Marzano? Beh, per esempio con una cosa che noi abbiamo chiamato punti Roma Facile, sono dei punti, per ora abbiamo iniziato la sperimentazione con due biblioteche, ma dei punti sul territorio dove chi non è in grado da solo di accedere a un servizio digitale può trovare persone che lo supporteranno per farlo. Possiamo fare un esempio, assessore Marzano? Devo fare una carta d'identità, un cambio di residenza? Ecco, facciamo voglio il cambio di residenza. Voglio iscrivere mio figlio a scuola, ecco. Non, visto che l'iscrizione a scuola si può fare online, io non sono capace o non ho internet a casa, non importa quale sia il motivo, posso recarmi in uno di questi punti Roma Facile dove trovo qualcuno che mi aiuterà a farlo. Con le mie credenziali e con quello che adesso si chiama SPID, che è il Sistema Pubblico di Identità Digitale, che è quello che permetterà al cittadino di avere un'unica identità digitale per poter accedere ai servizi online. Anche questo è uno strumento che bisogna imparare a utilizzare, anche questo è uno strumento che non solo le persone, diciamo, più anziane, ma anche i giovani dovranno imparare a utilizzare, per esempio per il famoso bonus dei diciottenni cui dovranno accedere tramite questo sistema di identità digitale, quindi anche su questo potremmo supportarli per fruire dei servizi digitali, quindi un mondo un po' più nel 2016, come dice la sindaca, e un po' meno nell'Ottocento. E questo è importante, anche perché lei ha fatto un esempio, l'iscrizione ad esempio alla scuola elementare, all'asilo nido, alla materna, sì, no? Cioè chi ci è passato lo sa, è farraginoso, anche per i più capaci, non è facile. Non so se è un problema del sito del Comune di Roma o in generale tutti sono fatti in questo modo, però ci vuole tanta pazienza, bisogna leggere attentamente, la paura di sbagliare sempre dietro l'angolo, certo, insomma, quindi certo, la semplificazione è fondamentale. Avere a disposizione in due biblioteche comunali una persona che ci aiuta a fare queste procedure, magari anche insegnandoci passo dopo passo, è sicuramente utile. Da chi vi aspettate la partecipazione a questo ideario, assessore? Attenzione, torno un attimo sulle biblioteche. Perché per ora sono due, ma sono solo sperimentali, in realtà poi sarà su tutte le biblioteche, sui municipi, su altri uffici, perché faremo un bando, quindi altre entità potranno rispondere, quindi non saranno due punti soli, Roma è grandissima, quindi due punti, certo, soli sarebbero davvero troppo pochi. Speriamo di avere una grande rispondenza, entro gennaio dovremo riuscire ad avere un aumento di questi punti.
Invece la domanda successiva, mi scusi, era relativa da a... chi vi aspettate la partecipazione a questo ideario? In realtà chiunque abbia voglia di dire la sua sull'agenda digitale, che è già partita peraltro, la consultazione online, la partecipazione online, scadrà il 3 di dicembre, quindi ci sono ancora un paio di settimane. In realtà già ora alcuni cittadini hanno iniziato a partecipare, a dire le loro proposte, e ovviamente le raccoglieremo, le convoglieremo, tra l'altro non solo online, questi incontri li abbiamo fatti anche invece di persona, sia con associazioni che con gli assessori ai vari municipi, quindi siamo pronti a ricevere suggerimenti, idee, proposte, appunto fino al 3 di dicembre, in modo da poter poi permetterci di elaborare quanto arriva e farlo diventare entro fine anno l'agenda digitale del comune. Beh, insomma, entro fine anno sicuramente è una data prossima, quindi non c'è molto tempo, avete parecchio da fare. Diamo un'indicazione, insomma, per chi si fosse incuriosito, per chi avesse insomma delle idee da proporre appunto all'assessorato, basta andare sul sito del comune di Roma, comune.roma.it, all'assessorato Roma Semplice. Esattamente, sono già arrivate 47 idee da una trentina di utenti, quindi insomma cominciano, e per carità, chiunque abbia voglia, benvenuto. Dopodiché le prenderete e cercherete insomma di creare una sorta di risposta efficace, di uniformarle, di renderle compatibili con le linee programmatiche, che ovviamente devono essere in linea con le linee programmatiche approvate dall'Assemblea Capitolina, ma se sono in quel filone ovviamente si potranno inserire. Bene, allora buon lavoro, e magari ci risentiremo un po' più volentieri avanti per sapere come sta andando questo ideario, con Flavia Marzano, assessore Roma Semplice, Roma Capitale. Grazie e buonasera. Grazie a voi, buona serata, arrivederci.